Società sana, programmi chiari, soprattutto principi etici. I risultati sul campo sono una logica conseguenza. Quarto posto, 62 punti, bottino storico. Impianti di proprietà, scuola calcio, settore giovanile. Tutto questo è il Pineto in Serie D, un modello senza dubbio da emulare. Domenica scorsa semifinale playoff persa a Recanati, ma congedo a testa altissima. Il presidente Silvio Brocco. La squadra ha dato tutto, no? Sì, è stata sicuramente una bella partita. La Recanatese ha avuto, diciamo, questo vantaggio dei due gol, noi non siamo riusciti a farli, quindi siamo stati forse poco incisivi in area, però è stata una bella partita, quindi, insomma, merito alla Recanatese che ci ha battuto, insomma. Prossimo anno ci riproverete, come no, fate ogni anno. Il ogni nostro stagione. Obiettivo è stato centrato, i 62 punti non sono pochi, con un campionato difficilissimo, 20 squadre, tanti turni infrasettimanali, una rosa ampia, ampissima, quindi io ringrazio i giocatori, i tecnici, gli addetti che veramente hanno portato in porto un campionato eccellente. Abbiamo avuto delle soddisfazioni grandissime, 9 partite fuori casa vinte, 31 punti dei 62 conquistati li abbiamo fatti fuori casa, quindi è un encomio a tutti. Ancora presto per parlare del futuro, della conduzione, della guida tecnica. Abbiamo tempo adesso di riflettere un attimino. Dico che è un campionato bellissimo, una quarta serie. Ha chance di rimanere a Mauro oppure? Perché no, ha fatto bene, poi vediamo i programmi, vediamo in futuro. Tutti i ragazzi hanno fatto bene, compreso l'aspetto tecnico, poi vediamo. Che cosa rimane di questa stagione, Mauro? Ah, un'ottima stagione, partita iniziata con delle difficoltà, dove magari siamo partiti con dei giocatori, poi qualcuno è andato via, qualcuno è arrivato, ci abbiamo messo un po' di tempo per trovare l'equilibrio e poi anche l'infortunio, perché se noi facciamo una considerazione, i primi 2 mesi abbiamo giocato senza quasi 1 mese e mezzo Tomassini, Siena, poi Strada Faggente non ha giocato 2 mesi Amadio, Ciarcelluti, Amadio Stefano, Amadio Remo, Marianeschi, quindi un po' di problematiche che abbiamo pagato, però 62 punti alla fine l'abbiamo fatti, nonostante i turni infrasettimanali per noi sono state devastanti, 8 partite, perché non abbiamo fatto una in più recuperando la partita col Matelica, 8 partite, 24 punti, ne abbiamo fatti soltanto 3, quindi 3 pareggi, 5 sconfitte, lì abbiamo pagato sicuramente tanto a livello numerico, forse siamo la squadra peggiore nei turni infrasettimanali, però tutto sommato siamo arrivati, quindi ci tenevamo tutti quanti ad arrivare alla finale, ci è sfuggita, però abbiamo dato tutto. Possiamo fare soltanto un plauso a questi ragazzi perché hanno dimostrato il proprio valore e hanno per l'ennesima volta dimostrato di essere squadra, gruppo vero, e hanno fatto un campionato strepitoso secondo me. Roberto, l'analisi di una stagione, facciamo un consuntivo, certo il rimpianto rimane, non è stata abbissata la finale dello scorso anno, però eravate al cospetto di una ottima formazione che tra l'altro in campionato ha battuto per ben 2 volte il Matelica, per ben 2 volte il Cesena e per ben 3 volte il Pineto. Purtroppo sì, però credo che non siamo usciti dal campo senza rimpianti, perché la partita che dovevamo fare l'abbiamo fatta. È chiaro che forse qualche episodio in gare secche come questa ci poteva favorire, non è stato così, non siamo stati neanche fortunati sotto quell'aspetto, però alla fine non si può dimenticare la grande stagione che abbiamo fatto, non si può dimenticare gli sforzi che la società ha sempre fatto e continua a fare per farci stare comunque sereni e lavorare bene. Penso che alla fine il consuntivo sia un'annata eccezionale per Pineto, piccola città, aver battuto 2 volte il Cesena all'andata e al ritorno è una soddisfazione irripetibile, perché penso che società come Cesena in questa categoria si vedono ben poco, quindi credo che sia stata veramente un'annata bella. E comunque il Pineto è la squadra che tiene in alto più di tutte le altre il nome dell'Abruzzo, almeno in Serie D, no? Ma sì, noi stiamo facendo un percorso importante, abbiamo iniziato 4 anni fa, ci siamo ritrovati in una categoria difficile che poi è cambiata, è diventata ancora più difficile, e penso che sia una categoria bella perché si affrontano squadre importanti, il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro
Certo sì, no? Perché abbiamo creato le strutture, abbiamo creato i presupposti, abbiamo un gruppo forte, perché il gruppo si crea dal magazziniere al presidente, e quindi abbiamo lavorato dalle fondamenta proprio. Dalle fondamenta, noi l'abbiamo fatto con raziocinio, con programmazione. Adesso abbiamo finito oggi questo campionato, stacchiamo la presa un pochettino, perché è stato un campionato durissimo, lungo, faticoso. Ci godiamo questa soddisfazione di, come dici tu, di essere arrivati come la prima abruzzese. Mi fa piacere che si sia salvato sia l'Avezzano che la Vastese, e quindi ci ritroveremo di nuovo il prossimo anno a combattere come ogni anno, sperando che ci sia sempre lealtà e competitività nella gestione di questi campionati, che ormai sono diventati campionati quasi da professionisti. Non c'è dubbio, tra l'altro ci sarà il prossimo anno anche un'altra grande del calcio abruzzese, il Chieti. Il Chieti, spero che il Chieti possa partire col piede giusto. So che insomma, dai giornali leggiamo le difficoltà che stanno avendo nel ricompattare la società. Spero che trovino la strada giusta per poter ben figurare in questo campionato, ahimè difficilissimo, perché chi lo sta facendo vi dice che è difficilissimo. Quindi spero per il Chieti che ci sia serenità nell'ambiente. Su Amaulo te la devo fare la domanda, so già qual è la risposta, però insomma avete già una mezza idea, sì o no? Ma no, adesso ripeto, adesso abbiamo finito un campionato difficilissimo, non è che una partita cambia un giudizio. La società con serenità deciderà le persone che dovranno ricompattare e rifare il prossimo campionato. Adesso abbiamo solo bisogno di riposo e di smaltire l'attenzione di questo campionato difficilissimo. E comunque va sottolineato il grande lavoro svolto da Daniele Amaulo, insomma è arrivato 3 anni fa in una situazione non facile, gli ultimi 2 campionati sono stati di altissimo livello. No? Ma assolutamente, Daniele io lo conoscevo, l'abbiamo portato a Pineto con la consapevolezza che era un grande lavoratore, una persona onesta, seria, e come tecnico credo che poi i risultati che ha fatto siano dei buoni risultati. Io credo che il Pineto non sia la società che investe di più, ma sia una società che invece con raziocinio cerca di fare i campionati, di creare, di costruire. Quindi Daniele, onore a Daniele che ha contribuito con il suo lavoro alla costruzione di questo bel gruppo. 2 anni così sono irripetibili, e credo che il Pineto il prossimo anno con questa società, con questo presidente, dottor Silvio Brocco, sicuramente ci porterà a fare cose importanti. Però vediamo, adesso anche il progetto col Pescara si dovrà parlare un po' a 360 gradi, ma credo che ci siano i presupposti per fare bene anche il prossimo anno.